E io ho avuto il privilegio di avere una figlia, un puro sangue della libertà, che si era espressa nello specifico e non avrebbe mai accettato che altri potessero disporre della sua vita come lo è stato. Se ripensa a come la politica, una certa politica, ha ostacolato la sua battaglia, cosa prova? Beh, se la potevano risparmiare, perché era tutto avvenuto, come l'ho già detto, nella trasparenza. Quindi non avevano nessuna ragione di sollevare conflitti istituzionali senza precedenti contro un cittadino che si era mosso nella legalità e dentro la società. Adesso è un'opinione pubblica e ben informata. C'è la possibilità adesso che nessuna Eluana venga intrappolata in questi meccanismi che è stata intrappolata lei. C'è una legge molto ben fatta e soprattutto le due sentenze, quella della Cassazione e quella del Consiglio di Stato. Il registro nazionale delle DAT sembra però vivere una fase farraginosa, cioè non esiste ancora. È stata fatta una buona legge come lei, ma manca ancora forse questo passo. È fiducioso? Beh, sì, perché sono cose burocratiche. L'importante è che ci siano queste disposizioni. Le altre sono cose burocratiche, è chiaro che vanno risolte, perché noi nel Friuli Venezia Giulia, già 4 anni fa potremmo dire, eravamo così avanti e ci hanno detto che ci voleva il registro nazionale. Adesso lo facciano. Lei auspica personalmente che dopo la creazione di una legge sul biotestamento si vada verso anche un supporto legislativo al suicidio assistito, se non all'eutanasia? Guardi, Cappato si è mosso, c'è un'ordinanza della Corte Costituzionale, adesso aspetta il Parlamento a affrontare il problema. Sappiamo dai sondaggi che 3 persone su 4 vogliono che questo problema venga affrontato. E come sapete, lo sottolineo spesso, più di un secolo fa un vostro collega Pulitzer ha detto che un'opinione pubblica ben informata è come una Corte Suprema, veramente, a quale cittadino si rivolge, quindi veramente è una Corte Suprema, come la Corte Costituzionale, pensate voi. C'è questo problema, lo affrontino e diano una risposta, non c'è verso. Periodo storico.